cavare l'ansia. Se mi cascano, ho finito a merda. E si va con la seconda ondata. Siamo all'ultimo remato. Siamo all'ultimo remato. Siamo arrivati. Sigla. E bentornati qui dal Masters of delle Virulenze. Perché siamo qui oggi? Oggi siamo qui per fare un video speciale, ragazzi. Perché oggi andremo a fare la top 10 dei Funko Pop più rari e anche più costosi della mia collezione. E in pratica abbiamo questi qua, ragazzi. E quindi non perdiamo altro tempo e andiamo a iniziare questo nuovo fantastico video. Andiamo in modalità recensione. Eccoci qua, ragazzi, cominciamo la nostra scalata della classifica con il numero 10. Infatti alla decima posizione abbiamo il Dark Magician, il mago nero, direttamente dalla serie Pop Animation di Yu-Gi-Oh! Abbiamo un Funko Pop veramente, ma veramente raro, che sta salendo velocemente di prezzo e che ho acquistato anche da poco tempo, alla fine, che circa 3-4 mesi fa l'ho portato qua sul canale. Quindi andatevi a vedere il video se non l'avete visto, vi metto qua sopra la scheda che passerà proprio ora. E niente, ragazzi, l'ho comprato da Amp, è stato, naturalmente l'ho dovuto preordinare, era esclusivo al pre-release. E niente, eccolo qua, stupendo Funko Pop. E dal valore di 44 dollari. Infatti ci basiamo sui dollari perché abbiamo come punto di riferimento un sito americano, veramente, ma veramente famoso. Vi metto il link qua sotto, si chiama Pop Price, dove potete inserire tutta la vostra collezione e potete andare a vedere a mano che si aggiornano i prezzi, attraverso valutati attraverso le aste che avvengono su eBay e altri siti importanti. E naturalmente ogni giorno si aggiorneranno i prezzi in questi Funko Pop, e così potrete sempre aggiornarvi sul prezzo corrente dei vostri Funko Pop preferiti. E niente, ragazzi, andiamo a vedere senza scatola. Facciamolo passare nella silhouette attraverso la nostra magia. E eccolo qua, ragazzi, davvero un Funko Pop fantastico, veramente bello. E quindi passiamo al numero 9 della classifica, della top 10, che è lui. E sì, ragazzi, il nono classificato è proprio lui, il Green Goblin, che avevo acquistato in una mia escursione in quel di Roma. E niente, ragazzi, questo Funko Pop è arrivato ad un prezzo di 45 dollari, anche se la scatola del mio pop è un po' rovinata e quindi il valore naturalmente diminuirà un pochetto. Però andiamo un attimo a vedere senza scatola. Davvero, davvero un bel Funko Pop, visto che è sia Bubble Head e sia Glow in the Dark, quindi si illumina il buio anche. Veramente un Funko Pop fantastico. Poi se siete amanti di questo villain della Marvel, ve lo consiglio veramente, anche se non so se si trovi ancora in commercio. Comunque sia, passiamo al numero 8 della nostra classifica. E sì, ragazzi, al numero 8 della classifica abbiamo un bel Funko Pop di Dragon Ball, e naturalmente stiamo parlando di Beerus, che ha raggiunto la quota di 45 dollari, anche se all'inizio valeva molto, ma molto di più. Mi ricordo che un periodo, qualche mese fa, era arrivato a 140, 160 dollari, ragazzi. Quindi era il Funko Pop che voleva di più nella mia collezione. Però purtroppo, con il passare del tempo, si è abbassato di valore, anche perché è stato ristampato in modalità Flocked, quindi versione peluche, diciamo, dai. Andiamo a vedere, andiamolo a vedere però senza scatola.
Eccolo qua ragazzi, in tutto il suo splendore, il fantastico Funko Pop di Beerus. Super Saiyajin Goto. Ok, dopo questa imitazione pessima del Beerus giapponese, passiamo al numero 7, vale a dire proprio lui. Ebbene sì ragazzi, il numero 7 della nostra collezione è il Tony Stark Summer Convention 2017, naturalmente exclusive. E questo anche un periodo stava a molti e molti soldi, soprattutto dopo il film campione di incassi Avengers Endgame. Naturalmente questo Funko Pop per adesso si attesta alla quota di $49, quindi un buon prezzo, anche se prima ricordo stava sui 75 dopo il film clamoroso in cui Tony Stark fu estremo protagonista. E quindi andiamolo a vedere senza scatola. Veramente uno dei Funko Pop più belli che ho nella mia collezione, e sono stato fortunato a trovarlo dal GameStop l'estate scorsa. Era nascosto dietro le file, in terza fila mi sembra che era. Naturalmente la scatola era un po' rovinata, però ci accontentiamo, l'importante è averlo preso. E naturalmente ragazzi, passiamo al numero 6 di questo top 10, di questa top 10. E come numero 6 abbiamo il bellissimo Funko Pop di Naruto Shippuden. Infatti abbiamo Naruto in versione 6 Path, 6 vie della trasmigrazione. E naturalmente questo è un Funko Pop veramente bello, che ho beccato anche questo dal GameStop e si vede dalla scatola rovinata. Glow in the Dark anche lui, esclusivo. Chi più ne ha più ne metta, e si attesta sui $49. Un buon prezzo. Andiamo a vederlo però senza scatola. Eccolo qua in tutto il suo splendore. Questo Funko Pop è veramente fantastico. Veramente awesome. E niente ragazzi, quindi direi di passare alla metà classifica. Infatti andiamo alla quinta posizione. E chi ci sarà mai la quinta posizione a metà classifica? C'è lui ragazzi. Ma lui. E qua ragazzi cominciamo a salire di giri, perché abbiamo un Funko Pop Movies. Infatti abbiamo il famosissimo Travis Bickle del film Taxi Driver. Naturalmente questo Funko Pop l'ho preso perché adoro il film, l'ho adorato veramente. E la cifra si attesta sui $50 ragazzi. Quindi abbiamo sforato i 40 e siamo andati nel range del $50. Veramente un Funko Pop delizioso, che naturalmente andremo a vedere subito senza scatola. Veramente un Funko Pop con i controfiocchi ragazzi. Poi se siete amanti dei film di Robert De Niro, e specialmente di questo movie, sarete veramente felici di inserirlo all'interno della vostra collezione. Purtroppo nei siti più famosi ormai non si trova più, perché è diventato troppo esclusivo. E niente ragazzi, io lo acquistai all'epoca su Amazon, lo pagai 14 euro, ma adesso il valore si è triplicato. E quindi ragazzi passiamo al numero 4 della classifica. Naturalmente in quarta posizione c'è lui ragazzi, l'unico Funko Pop che ho inerente alla musica rock specialmente. E abbiamo Jimi Hendrix, esclusivo, preso su Amp all'epoca. Decisi di acquistare questo pop che adesso è salito alla modica cifra di $50, quindi bei soldi. E andiamo a vederlo senza scatola. Niente ragazzi, un Funko Pop veramente ma veramente bello. Anche la chitarra con il fuoco sopra, staccata dal personaggio, che è veramente un'aggiunta bellissima. E quindi ragazzi, dopo il dio del rock abbiamo al numero 3, abbiamo, chi abbiamo ragazzi il numero 3? Nel podio chi abbiamo? Proprio lui. Abbiamo un personaggio di un anime che io adoro. Naturalmente anche lui come personaggio è veramente figo. Infatti ragazzi abbiamo Genos direttamente da One Punch Man. E niente, questo è un Funko Pop che avevo comprato e pagato
13 euro e adesso è salito alla cifra di 55 dollari, ragazzi. E quindi anche lui ha triplicato il suo valore, anche di più, quadruplicato forse. E è un Funko Pop assolutamente da aggiungere alla collezione prima che il suo prezzo raggiunga vette inimmaginabili. E quindi andiamolo a vedere senza scatola per vedere che cosa stiamo parlando. Eccolo qua, ragazzi, in tutta la sua spavalderia. Abbiamo Genos direttamente da One Punch Man. Ma al numero 2, chi mai avremo? Uno dei Funko Pop più preziosi che ho nella mia collezione. Infatti al numero 2, ragazzi, abbiamo un Funko Pop che sta per arrivare a cifre astronomiche. Infatti astronomiche si fa per dire, però. Infatti abbiamo proprio lui. E al numero 2, ragazzi, abbiamo il Funko Pop sempre di Naruto Shippuden, ma di Naruto in questa volta in versione Sage Mode, in esclusiva only GameStop. Questo Funko Pop ha raggiunto un prezzo veramente consistente, infatti è arrivato a 75 dollari, ragazzi. Sì, 75. Funko Pop epico, naturalmente da vedere senza scatola. E eccolo qua, 3, 2, 1, senza scatola. Eccolo qua, ragazzi, in tutto il suo splendore, uno dei Funko Pop più preziosi e più belli, più ben fatti della mia intera collezione. Collezione. Eccolo qua, ragazzi, il Funko Pop epico di Naruto in versione Sage Mode. Ma adesso siamo arrivati al momento del Funko Pop più prezioso, più costoso, più figo della mia collezione, ragazzi. Al numero 1, in cima a tutti, alla top 10, c'è lui. Eccolo qua, ragazzi, è il numero 1, c'è lui, direttamente dal mondo di Cowboy Bebop. Abbiamo Spike Spiegel. Anche lui in pochissimo, in brevissimo tempo, ha raggiunto un prezzo quasi assurdo. È arrivato, infatti, ha superato i 100 dollari, è arrivato a 110 dollari, ragazzi. Veramente il Funko Pop con il prezzo più alto che ho nella mia collezione, proprio lui, il fantastico Spike. Andiamo a vedere senza scatola perché merita veramente tanto. Ecco qua, sono riuscito anche a metterlo in equilibrio con un po' di sforzo. Comunque sì, eccolo qua, ragazzi, con la sua sigaretta, la mano in tasca e la faccia da spavaldo. Abbiamo il nostro dandy direttamente da Cowboy Bebop, Spike Spiegel, proprio lui. E niente, ragazzi, andiamo al momento della conclusione, perché questo video purtroppo è finito. Mi raccomando, ragazzi, se vi è piaciuto questo video lasciate un bel like di supporto e iscrivetevi al mio canale, importantissimo, e spuntate anche la relativa campanella per rimanere sempre aggiornati su futuri video. Ma qua sotto nella descrizione trovate tutti i link con cui raggiungermi, soprattutto troverete il link di Instagram nel quale sono molto attivo, quindi andatemi a seguire, mi fa molto ma molto piacere. E dal Masters of the Review è tutto, ci vediamo alla prossima con nuovi e fantastici video. Ciao ragazzi, mi raccomando, state in gamba. E non fate l'errore di non iscrivervi al mio canale. Oh cazzo, oh cazzo! Bene, se siete rimasti qui fino alla fine, siete dei cavalieri degni di nota. Qua sopra alla mia destra potete cliccare sopra il mio faccione per iscrivervi al mio canale. Invece, qua sotto a sinistra, troverete un video veramente figo, consigliato esclusivamente a te. E invece, a destra, il video più recente che ho realizzato. Hai mai sentito il cosmo dentro di te?